Ciao a tutti, Giambellucci Gruppi Bay. Oggi con noi abbiamo una Faema E61. Venite con noi a scoprirla. Questa macchina è la prima al mondo dotata di pompa volumetrica. La macchina ha una monocaldaia con scambiatore e il sistema del gruppo è un sistema di tipo termosifonico. Questo tipo di sistema garantisce una temperatura costante del gruppo. Il vantaggio di una temperatura costante del gruppo è un'erogazione di un ottimo caffè. Quella che vedete qui invece è la valvola di pre-infusione. Come funziona? Sollevando la levetta, l'acqua viene caricata nel pannello del caffè. Con una macinatura molto fine, il caffè verrà semplicemente bagnato e poi l'acqua scorrerà, abbassando la valvola di pre-infusione, scorrerà verso questo cilindretto che si riempirà. Una volta riempito, riporterà di nuovo l'acqua al pannello del caffè e estrarrete un caffè omogeneo e con un'ottima cremosità. Le dimensioni della E61 sono 70 cm di larghezza con una profondità di 55 e una altezza di 45, a cui poi vanno aggiunti 12 cm della cupola. A questa macchina abbiamo cambiato le due guarnizioni del gruppo e le abbiamo anche testate e sono funzionanti entrambi i gruppi, e anche la lancia dell'acqua è funzionante. Per quanto riguarda invece la lancia del vapore, non l'abbiamo testata. Un'altra curiosità molto interessante di questa macchina è il nome E61. 1961 è l'anno di produzione, mentre E sta per eclissi, e proprio in quell'anno, nel 61, c'è stata un'eclissi totale, e il proprietario, essendo un fan di astronomia, ha voluto dedicare questo nome alla sua macchina. Questa macchina è in vendita sul nostro negozio eBay Giambellucci Group e l'anno di produzione è il 1966. Ciao a tutti e un buon caffè!